Ciao, buona tarda mattina cari amici, ben ritrovati nel mio nuovo video. Allora, innanzitutto ancora mi scuso con voi dell'ultimo video che ho fatto, che mi è venuto sfocato. Non capivo il motivo, non sono riuscita a ripristinare niente, volevo anche cancellare il video, ma non lo so come si cancella, ormai è andata. Poi si è ripristinato tutto da solo. Non capisco cosa succede, non era neanche sporca la telecamera, non credo perché poi si è messa a posto da solo. Comunque, chiusa parentesi, se queste fazzolettini che vedete qui, questi tovaglioli sono per tenere il piede, per tenere il telefono, perché allora cade e ci vuole un piccolo peso. Niente, oggi vi faccio un mini mini video perché sono dovuta andare un attimo al centro commerciale perché devo prendere le capsule di decaffeinato per mia mamma. E nel frattempo sono passata da Douglas a chiedere se avevano un'acqua termale rinfrescante perché è da tempo che la devo prendere, però da Wacom non ce l'hanno, in farmacia non ci sono andata, sicuramente c'è quella dell'Aveeno o altre, perciò sono entrata da Douglas e ce l'avevano. Allora ora ve la mostro, mi ha detto la commessa bravissima, veramente le commesse di questi brand di profumeria high cost sono veramente brave, molto all'antica, come mi ricordo quando ero piccola io, troppo troppo brave. Forse fanno dei corsi, fanno delle cose, ci sanno fare con le persone, molto molto brave. Allora, mi ha dato questa Cotton Flower Liquorice, cioè quest'acqua termale ai fiori di cotone e liquirizia. Mi ha detto che va bene anche per rinfrescarsi, anche dopo che una si fa una maschera, viso, oppure quando torna dal mare, scusate. E dice, interviene anche come fissatore trucco. E questo a me mi serve perché, per esempio, se ho bisogno di un trucco che mi deve durare tutto il giorno, lo metto. Scusate, ho prurito all'orecchio. Allora, questa mi è costata, ora magari ve la apro e faccio vedere il bottone. Oggi il primo giorno a maniche corte, è arrivato il caldo qui in Sicilia. Allora, è questo da 150 ml, pensavo fosse più grande, ma vabbè. Ha questo erogatore, non ho mai usato l'acqua termale rinfrescante, spero di trovarmi bene, soprattutto ora col caldo. Ci vuole perché io non lo sopporto. Allora, questa qua, Soothing Hydrating Mist. Speriamo che mi trovo bene, ma di sicuro perché con i prodotti Douglas mi sono sempre trovata eccellentemente. Tempo fa ho preso pure il tonico marchio Douglas che costava 10 euro, ma era una bella bottiglia. All'Iris, non lo so, buonissimo, veramente rinfrescava come non mai, però poi non l'ho ricomprato. Ora ce n'ho uno, sto usando quella alla crema, quella là che fa da tonico e da latte detergente, l'ho comprato anch'esso in un'altra profumeria, Naima, però buonissimo, però io preferisco quello tradizionale comunque. E ho preso l'altro giorno quello là da Wycon. Non l'ho mai provato il tonico Wycon, ma credo che sia buono. Niente, ho preso questa che non mi ha detto quando mi è costata sulle 16 euro. Costata 16,95, non costa poco, però credo che in farmacia la vende costa anche di più. Non lo so, no, perché è da tantissimo tempo che non la compro. Poi mi serviva una matita occhi di quella retraibile, che non c'è bisogno ogni minuto di temperarla perché io sinceramente mi scoccio. Poi il temperamatite non dura una vita, ma si va rompendo e mi secca la cosa di prenderti, cerca di prenderti temperamatite, tempera, ma veramente. Un po' di tempo fa avevo comprato questa qua, è sempre marchio Douglas, che diciamo che è marchio più economico, perché poi c'hanno Chanel, Lancôme, Collister, che sono brand high cost, perciò non mi ci avvicino. Niente, ho preso questa che tempo fa l'avevo presa pure, mi ero trovata non bene, benissimo. Innanzitutto ha un nero intenso e waterproof. Ora se magari ci riesco, perché è incartata, vi faccio un piccolo swatch, vi faccio vedere il nero che è.
ci riesco sempre. Scusate. Me la dovevo preparare prima, ma non ho pensato che potevo farvi vedere. Aspetta, di qua. Si dovrebbe eliminare perché c'è tratteggio. Ah, ecco. Pare che ci sto riuscendo. Allora, questo è il packaging, è waterproof. E poi mi ha detto la signora che ha un piccolo tempera matite proprio apposta fatto per queste qua retraibili se uno proprio lo vuole usare. Ed è questo. Allora, questa è la punta. Il difetto che hanno purtroppo queste matite è che devono stare in frigo in estate perché si diventano molli fin subito. Allora, questo è il tratto. Che sinceramente mi piace un casino, mi piace tanto. Niente, questo. Mi era arrivato un messaggio, questo qua, credo che lo vediate bene. Certo, della telecamera sembra un po' più chiaro, ma sinceramente è bello nero. Ed è un tratteggio omogeneo, non fa gli stacchi, sinceramente è una buona matita. Dove il coperchio? Allora, questa mi è costata sulle 10 euro. Ora guardo lo scontrino e ve lo dico subito. Ma ve la consiglio se cercate una matita buona, ma non troppo costosa come il marchio di costo. Stava cadendo il coso. Allora, la matita. Ah no, 10 euro, come sono detto sugli 10 euro, 8,95 euro, che non è poco, ma non è non so che, perché è una matita valida. Niente, queste erano le cose che vi devo mostrare, proprio due cosine proprio piccole. Però mi faceva piacere mostrarvi anche perché ora il telefono è nitido, funziona. Mi dispiace ancora per l'altro video, scusatemi. Avete ragione se vi lamentate comunque. Va bene, adesso vi saluto e ci rivediamo in un altro video. Grazie e arrivederci, ciao, buon pranzo o buona cena per quando vedete il video.